Favole D'Alema, siamo nel vivo del tour elettorale per scegliere il candidato premier del PD tra Bersani e Renzi, la sua visita nella Marsica per sostenere la candidatura di Pierluigi Bersani. Dovesse vincere Matteo Renzi, prenderete atto della voglia di cambiamento oppure il confronto, lo scontro politico andrà ad alimentarsi? Innanzitutto i candidati non sono soltanto Bersani e Renzi, nel senso che è candidato anche Nichi Vendola e forse ci sono anche altri candidati, Tabacci, Laura Puppato. Non è una sfida tra Bersani e Renzi. Tra l'altro Nichi Vendola nei sondaggi non è lontano da Renzi, quindi non è impossibile che sia lui secondo. Dico che Renzi ha un grande supporto mediatico, però non è detto che abbia un altrettanto grande supporto popolare. È Renzi che vuole rompere il Partito Democratico, che vuole cacciare via non soltanto una parte del gruppo dirigente storico di questo partito, ma vuole anche rottamare, come lui ha detto, una parte delle idee da cui questo partito è nato. È chiaro che quando uno vuole rompere tutto, qualche danno si può produrre. Il fatto politico del giorno, le elezioni regionali in Sicilia, il PD è avanti, vince l'astensionismo, fa bene, benissimo, Grillo è al 16%. Sì, ma vince Crocetta, che diventa presidente della Sicilia, seppur in un quadro molto difficile, e questo è un segnale di cambiamento. Sa, in Sicilia aveva sempre vinto la destra, sempre vinto la destra, è la prima volta da sempre, dall'inizio della storia della Repubblica, che un uomo della sinistra, che è uno degli esponenti di punta della lotta contro la mafia, diventa presidente. È un importante segnale di cambiamento allora. Sì, è un importante segnale di cambiamento, quello vero, diciamo. Grillo è un voto di protesta che naturalmente deve essere valutato molto attentamente, diciamo, ma Crocetta è un segnale di cambiamento. Il nostro territorio, come del resto tutto il paese, sta vivendo un periodo di crisi economica che ha messo in ginocchio piccole, medie, grandi imprese, è il caso anche di Micron di Avezzano, che rischia seriamente di lasciare a casa 1800 dipendenti, tantissime famiglie. Che cosa occorre fare nell'immediato per cercare di dare slancio all'economia, per cercare di vedere un po' di luce in fondo a questo tunnel? Ma guardi, innanzitutto per quanto riguarda la Micron, che è un'azienda importante, tecnologicamente valida, bisogna accompagnare gli sforzi, chiedere un serio impegno al governo per trovare una proprietà, un consorzio di imprese che rilanci questo sito produttivo che Micron vuole lasciare. Quindi c'è una vertenza molto delicata e difficile che deve essere seguita con molta serietà. Sa, più in generale io credo che c'è una sfida che riguarda l'Italia, che riguarda l'Europa. Noi non riusciremo a riattivare la crescita soltanto attraverso politiche restrittive, diciamo. Abbiamo bisogno di tornare ad investire sull'innovazione, sulla scuola, sulla ricerca, sulle grandi infrastrutture, e questo deve essere il compito di un governo che abbia legittimazione popolare e anche, io credo, di una nuova guida politica dell'Europa. Sono molto legati questi due aspetti, perché noi operiamo in un quadro di solidarietà e di vincoli europei. E il Partito Democratico rappresenta non solo una nuova prospettiva per l'Italia, ma è anche una parte importante di uno schieramento progressista europeo che vuole cambiare politica rispetto alle politiche conservatrici della signora Merkel o della Bundesbank. Un'ultimissima domanda la lascio andare. L'Abruzzo in questi anni ha dimostrato che con una rigorosa politica di contenimento della spesa pubblica si possono fare piccoli, grandi miracoli. Se tutte le regioni facessero come ha fatto Gianni Chiodi, in particolare sul fronte del sistema sanitario, il paese ne uscirebbe più forte, più credibile. Perché continua la politica degli sprechi? Perché si fa sempre troppo poco? Guardi, non voglio entrare nel merito del giudizio che lei dà sulle
acquisizioni del governo regionale abruzzese, su cui avrei delle opinioni un po' diverse, soprattutto dal punto di vista della sua capacità di guidare i processi sociali, di sviluppo di questa regione. Le regioni più virtuose dal punto di vista finanziario in Italia sono l'Emilia, la Toscana, l'Umbria, quindi ci sono diverse regioni dove pensi che la spesa per ogni gruppo regionale in Emilia-Romagna, la spesa complessiva dell'attività dei gruppi consigliari in Emilia-Romagna è la metà di quello che il centrodestra dà nel Lazio a un singolo gruppo. Quindi ci sono delle grandissime differenze, bisogna studiarle. Sono differenze che riguardano la gestione della sanità, che riguardano i costi della politica, e credo che il centrosinistra da questo punto di vista abbia dato una prova di rigore nella gestione del denaro pubblico che non ha eguali. Quando io ero Presidente del Consiglio la spesa pubblica del Paese era il 46,1% del PIL, dopo 10 anni di Berlusconi è il 53,3%, quindi come si faccia i conti, una differenza di tanti miliardi.